Enrico? Enrico, mi senti? Sono in diretta? Aspetto un segnale per cominciare. Vedo che si sono collegate alcune persone, quindi significa che sono in diretta, direi. Aspettavo un segnale anche dal boss, da Enrico Ballantini. Sarei più tranquilla e sicura se lui me lo mandasse, però vedo che mi salutano. Ciao Paola, buonasera. Stanno guardando, quindi direi che possiamo cominciare con questa nuova puntata, la seconda. Avevamo deciso di fare due puntate su questo argomento, sul tema celebrità e misteri, cioè parliamo sempre di misteri, però riferendoci in particolare alle persone celebri, artisti, scienziati, scrittori, politici, eccetera, che si sono dedicati al tema del mistero, perché a volte, come dicevo anche l'altra volta, si potrebbe pensare che l'accostarsi a queste tematiche sia di persone più semplici, di persone che sono o alla ricerca di conforto, oppure desiderosa di cose nuove, curiose di magari entrare in contatto con l'altra dimensione, eccetera. È così, certamente è così, però ci sono state e ci sono grossi personaggi di grandissimo calibro, quindi persone che nel loro campo specifico di ricerca sono stati importanti, addirittura dei premi Nobel, come vedremo, che si sono occupati con molto interesse di questi temi, sia dal punto di vista della medianità che dal punto di vista della percezione extrasensoriale, della ESP e così via. Quindi abbiamo una serie considerevole di personaggi che si sono occupati di questo. Ora, non è che il fatto che di questi temi si siano occupati personaggi celebri dia maggiore dignità all'argomento, ma certamente dà forse maggiore credibilità, perché se si apprezzano questi personaggi per la loro serietà scientifica, letteraria, culturale, eccetera, e gli si dà loro credito nei loro rispettivi campi di indagine, non si vede perché non lo si dovrebbe dare questo stesso credito quando si dedicano alla ricerca psichica e alle tematiche di tipo esoterico e spirituale. Quindi direi che è una garanzia il fatto che questi personaggi se ne siano occupati. Per citare soltanto alcuni, l'altra volta ne abbiamo citati diversi, ma possiamo citarne ancora altri. Per esempio, tra i premi Nobel c'è stata Madame Marie Curie. Marie Curie, insieme al marito Pierre Curie, si sono occupati moltissimo di queste tematiche e all'epoca loro ci si occupava in particolare di medianità. E Madame Curie si occupò di medianità anche quando Pierre morì prematuramente, investito da una carrozza. E si sa che loro partecipavano a incontri di tipo medianico e si sa, non hanno mai divulgato molto da questo punto di vista, ma si sa che ricercò il marito dopo la morte anche per questa strada, per questa via. E così moltissimi altri scienziati di grande spessore. Posso leggere una serie di nomi di questi scienziati che si sono occupati. Abbiamo pubblicato un certo numero di questi nominativi e descrizioni di questi fatti sulla rivista Luce e Ombra, che vi faccio vedere. Luce e Ombra è la più antica rivista dedicata alla ricerca psichica, è nata nel 1900, quindi ha 120 anni. Io attualmente la dirigo da qualche anno, prima collaboravo, ho collaborato tanti anni. Poi, quando è mancato il direttore Silvio Ravaldini 5 anni fa, ho assunto la direzione e me ne occupo. Allora, in questo numero di quest'anno, il numero 2 di quest'anno, abbiamo pubblicato un articolo dove a firma di Severi, Bruno Severi, che fa parte del responsabile della ricerca del Centro Studi Parapsicologici di Bologna, che ha scritto questo articolo sui Nobel o quasi Nobel, cioè personaggi molto interessanti che si sono occupati di queste tematiche. Per esempio, tra i Nobel, lui ha citato Marie Curie col marito Pierre. Poi Henri Bergson, che è stato Nobel per la letteratura, che si è occupato intensamente della fenomenologia paranormale ed è stato anche premio
presidente della Società per la Ricerca Psichica di Londra, che è stata una delle più interessanti. Guglielmo Marconi si è interessato anche lui della fenomenologia paranormale, è stato attratto dalla medianità e quindi anche lui ha avuto questo interesse. Ne cito soltanto alcuni più noti. I più noti, tra uno dei moderni tuttora vivente, è Brian Josephson, che è un fisico, vincitore Nobel negli anni 70. Lui è fisico all'Università di Cambridge e si è occupato moltissimo e si occupa tuttora di fenomenologia paranormale dal punto di vista della scienza, della fisica. Sappiamo che per esempio anche Einstein se ne è occupato di questi temi, non in maniera intensa ma con molto interesse, per esempio volle scrivere la prefazione a un libro sulla telepatia che si chiamava Radio Mental Radio, Radio Mentale. Lui volle scrivere la prefazione su questo. Max Planck, il Nobel del 18 per la fisica, è stato fondatore della teoria dei quanti e anche lui studiava moltissimo la telepatia e anche la medianità. E così via, ve ne potrei citare tantissimi di questi personaggi, ma volevo oggi concentrarmi in particolare su alcuni personaggi, ce ne sarebbero tanti, su alcuni che hanno avuto un coinvolgimento molto particolare col mondo dei misteri. E volevo cominciare con il grande scrittore Arthur Koestler. Arthur Koestler, lo cito, è un scrittore famosissimo, autore di Buio a Mezzogiorno, dai suoi libri sono stati tratti anche parecchi film, e lo cito perché col suo lascito è stata istituita una cattedra di parapsicologia a Edimburgo, in Scozia. E lui ha avuto una vita molto avventurosa, lui era ebreo, poi vissuto in Israele, poi è diventato comunista, è stato un giornalista molto importante, ha combattuto nella guerra civile spagnola, cambiò poi versione, non fu più comunista e cambiò il suo atteggiamento, però ebbe un momento molto difficile. Adesso vi devo leggere qualche cosa perché sono cose che sono interessanti ma vanno dette con molta precisione. Lui durante la guerra civile spagnola fu fatto prigioniero e condannato a morte, quindi una bruttissima situazione, e trascorse in carcere 3 mesi. Ognuno di questi giorni, 100 giorni rimase, ognuno di questi giorni poteva essere l'ultimo, quindi potete immaginare come lui ha vissuto, era ancora molto giovane, come ha vissuto questo periodo. In queste condizioni lui l'ha scritto in un libro che ha dedicato a questi fenomeni, la scrittura invisibile l'ha chiamato, The Invisible Writing. Gli venne in mente un passaggio di un famoso libro, I Buddenbrook, il capolavoro giovanile di Thomas Mann, in cui Thomas Mann descrive il protagonista, Thomas Buddenbrook, che si rende conto di essere vicino alla morte e sente un impulso improvviso a prendere nella sua biblioteca un libro. Questo libro è di Schopenhauer, il grande filosofo Schopenhauer, e in questo libro Schopenhauer descrive la morte non come la fine di tutto, ma come il passaggio a uno stato di esistenza diverso, da uno stato di esistenza all'altro, cioè la riunificazione all'unità cosmica. E scrive Thomas Mann, descrivendo i pensieri di questo protagonista, un'ebbrezza profonda si impadronì dei suoi sensi, un'attrazione imprecisa, strana, dolce, nulla gli impediva più di far sua l'eternità. E Koestler commenta che il ricordo di quel passaggio gli diede, in quella situazione terribile in cui poteva essere fucilato da un minuto all'altro, la consolazione di cui in quel momento aveva bisogno. Koestler fu liberato dalla Croce Rossa, riprese la sua vita e dopo qualche tempo sentì il bisogno di scrivere a Thomas Mann, che era parecchi anni più di lui, per ringraziarlo. Non l'aveva mai incontrato di persona, ma voleva solo ringraziarlo per il conforto che le sue parole gli avevano dato in momenti così difficili, momenti in cui aveva visto in faccia la morte. Il titolo del saggio di Schopenhauer era sulla morte e il suo rapporto con l'indistruttibilità del nostro essere in sé. Thomas Mann gli rispose subito. Questa è una cosa che in questo ambito ha fatto veramente epoca, perché è un racconto straordinario. Gli rispose subito, abbiamo queste lettere, e gli raccontò che nei 40 anni che erano trascorsi
da quando aveva scritto i Buddenbrook. Pensate che Thomas Mann scrisse questo libro, capolavoro straordinario, a soli 25 anni, in parte la storia della sua famiglia, in parte anche fantasia. E da quando aveva scritto questo libro non aveva più aperto il saggio di Schopenhauer. Però il giorno in cui doveva arrivargli la lettera di Koestler, era seduto in giardino e gli era venuto improvvisamente il desiderio di rileggere questo saggio. Per cui si era alzato ed era andato in casa, era andato nel suo studio per prendere il libro in biblioteca. E nel momento in cui stava prendendo questo libro suona il campanello e arriva il postino che gli porta la lettera di Koestler, in cui Koestler lo ringrazia del conforto che questa citazione gli aveva dato. Questa prova della comunicazione al di là dei sensi spaziali, telepatia, comunicazione da mente a mente, perché è indubbio che c'è stato un contatto telepatico tra queste due persone. Koestler, che desidera ringraziare Thomas Mann per aver citato quel brano che gli ha dato tanto conforto, e Thomas Mann, che nel momento in cui arriva la lettera, ricorda dopo 40 anni di aver scritto questa cosa, di aver portato questa citazione nel suo libro, è in giardino, si alza e va a prendere il libro. In quel momento gli arriva la lettera. Quindi questo è indubbiamente un contatto telepatico importante fra due personaggi di questo tipo. Quindi questo scrive, questa prova della comunicazione al di là dei sensi spaziali, cioè telepatia, mi fece un effetto profondo e duraturo e fu determinante per il mio atteggiamento nei confronti della percezione extrasensoriale, cioè della possibilità di comunicare senza l'aiuto dei sensi. E Koestler poi dedicò ai fenomeni paranormali un libro reperibilissimo che si chiama Le radici del caso, è stato pubblicato da Astrolabio. E va detto che questa vicenda ha avuto un grande seguito, perché poi Koestler ha continuato a occuparsi di questi fenomeni, se ne è sempre interessato, li ha apprezzati, e morendo, lui è morto suicida insieme alla moglie a 80 anni più o meno, perché era affetto da una malattia devastante e terribile e inguaribile, quindi scelsero questa forma di saluto, si suicidarono, e non per disperazione ma perché sapevano che non c'era più assolutamente niente da fare. E morendo lui ha lasciato tutto il suo patrimonio, i diritti dei suoi libri, dei cinematografici eccetera eccetera, per l'istituzione di una cattedra di parapsicologia in Gran Bretagna. Lui era ungherese, però l'Inghilterra, la Gran Bretagna, era praticamente la sua terra adottiva. Questa cattedra è stata creata poi a Edimburgo, io anni fa l'ho visitata, stava venendo allestita quando andai, quindi si stavano organizzando, ed è una cattedra che viene alimentata tutti gli anni con i redditi, con i soldi di Arthur Koestler, quindi è una prova importante. Si occupano di tutta la fenomenologia paranormale, la studiano con tutti i mezzi possibili, e quindi è una cosa importante da segnalare, perché non è che avvenga molto spesso che uno scrittore del calibro di Koestler, talmente convinto di una cosa, che lascia tutto un ingentissimo patrimonio per istituire una cattedra che studi questa fenomenologia. Tornando per un momento a Thomas Mann, anche Thomas Mann aveva avuto questo episodio di contatto telepatico con Koestler, però lui non era nuovo a queste vicende, nel senso che lui era del 1875, quindi ha vissuto nell'epoca in cui si praticava moltissimo la medianità, c'era molta attenzione, e in un altro dei suoi libri, uno dei più famosi, un altro dei suoi capolavori, La montagna incantata, che si svolge in un sanatorio in Svizzera, descrive nei dettagli una seduta medianica che avviene lì tra gli ospiti del sanatorio. E la descrive, adesso sarebbe molto lungo raccontarla qui o leggere tutto, però la descrive in una maniera tale, talmente perfetta, che fa capire che lui ne aveva fatto esperienza, non era una fantasia. La descrive proprio nei termini esatti, cioè il medium, come fa il medium ad andare in trance, cosa succede, addirittura c'è una materializzazione di un personaggio, come avviene questa materializzazione, i contatti che avvengano, le parole che vengano dette, proprio veramente denuncia una conoscenza profonda della materia. E anche la fine di questa seduta, siccome uno dei presenti si spaventa, fa un grido, accende la luce e il medium cade quasi svenuto. E questo, anche questa è una cosa nota, perché i medium a trance che fanno le sedute al buio, si fanno al buio perché la luce disturba la trance. Ed è noto che se si accende la luce improvvisamente,
la transfinisce di colpo e il medio si sente male. E questo lui l'ha raccontato proprio in questa seduta. Ed è noto, fra l'altro, che Arthur Koestler, Thomas Mann, ha partecipato a sedute medianiche parecchie con un famoso medium austriaco che si chiamava Willy Schneider, famosissimo anche per episodi di materializzazione di entità intere, eccetera, eccetera, e si conservano proprio anche i protocolli, le descrizioni che lui ha fatto, quindi in pubblicazioni un po' più ricercate, è risaputo che lui ha partecipato. Quindi Thomas Mann tutti lo conoscono, è stato un personaggio, uno scrittore fantastico, veramente uno dei miei preferiti, fra le altre cose. E il fatto che lui si è occupato di queste cose a questo livello denota che lui era grande apertura e che queste cose meritano di essere studiate, meritano di essere indagate seriamente. Purtroppo al giorno d'oggi di medium di questo livello, capaci di materializzazione, di apparizioni così, non al momento non ce ne sono, però come certamente chi mi ascolta già sa, io ho avuto modo di partecipare alle sedute di Roberto Setti a Firenze, quelle di Demofilo Filani a Roma, quelle di Roll, che non sono sedute, erano esperimenti quelli di Roll. Comunque ho visto tante cose che credo a quella possibilità di questo tipo di fenomenologia, anche perché ho partecipato e ho visto, e quindi so che sono cose che esercitano un grandissimo fascino e ti lasciano veramente coinvolti, proprio perché uscendo da queste sedute non si aveva nessun tipo, io non ho mai avuto nessun tipo di paura, non ho mai avuto occasione di aver paura, e anzi uscivi con la sensazione di avere toccato con mano qualche cosa di non umano, di non terreno, ecco, questo davano queste sedute, queste sensazioni molto particolari. Ecco, quindi abbiamo visto Thomas Mann e Arthur Koestler fra i tanti che si potrebbero citare. Adesso avevo pensato di parlarvi anche di un grandissimo, altro grandissimo scrittore francese, questo, Victor Hugo. Victor Hugo, che era l'autore dei Miserabili e di tantissime altre opere, anche lui è vissuto nell'Ottocento, quindi anche lui ha avuto un rapporto col paranormale che è di tipo medianico. Lui è stato, oltre che uno scrittore, è stato un uomo politico importante, in contrasto con Napoleone III, che chiamava Napoleone le Petit, cioè Napoleone il Piccolo, per contrapporre a Napoleone il Grande. Fu mandato in esilio da lui, andò nell'isola di Jersey, dove rimase 19 anni insieme agli emigrati che erano contrari a questo tipo di governo, e Victor Hugo arrivò alle sedute medianiche attraverso un lutto, come è capitato spesso, cioè lui perse, proprio prima di lasciare la Francia forzatamente, perse la figlia maggiore, appena ventenne, sposata da poco, Leopoldine si chiamava, in maniera tragica. Era su una barca col marito, la barca si capovolge, loro non sanno nuotare e muoiono tutti e due. Questo fu un dolore lancinante, la morte di questa figlia. Quando lui con tutta la famiglia, con la moglie e gli altri figli, decide di trasferirsi nell'isola di Jersey per stare lontano dalla Francia e dimostrare col suo esilio volontario che era contrario a questo tipo di regime, è addolorato anche perché la figlia non è con lui, ovviamente, non è con lui, e la chiama sempre colei che è rimasta in Francia. Quindi aveva sempre questo dolore grandissimo di questa lontananza della figlia, forzata chiaramente. Eccolo, mentre lì, in quest'isola, arriva a trovarla siamo alla metà dell'Ottocento, è il momento in cui il movimento spiritico, il movimento medianico diventa noto, ed è reso noto anche il modo di contattare le entità, cioè con il codice di colpi, col tabellone, eccetera, eccetera. Arriva nell'isola di Jersey a trovarle una signora francese, loro amica, la quale porta nell'isola questa grande novità, che è stato scoperto il modo di comunicare con le anime, con le entità. E per lì loro non sapevano niente di questo, quindi né lui, né la moglie, né gli altri figli che erano presenti, tutti adulti erano, non danno un grande peso a questa faccenda. Però questa signora è molto intraprendente, insiste, sa che Victor Hugo e la moglie e tutta la famiglia sono in grave lutto per la morte, ancora abbastanza recente, di questa giovanissima figlia,
E quindi insiste per indurli a fare questo tentativo di provare. E loro una sera provano, hanno un tavolo quadrato con quattro gambe, si mettono lì tutti intorno a questo tavolo con le mani sopra il tavolo, provano a fare silenzio, meditazione, evocazione, eccetera, eccetera, non succede niente. Allora lei dice, ma è perché ci vuole un tavolo a tre gambe? Perché con quattro gambe il tavolo fa fatica a alzarsi, con tre gambe il tavolo fa leva su due e batte la terza gamba. E allora va a cercare dappertutto nell'isola un tavolino a tre gambe e trova in un negozio di giocattoli da bambini un piccolo tavolino rotondo con tre gambe. Allora la sera dopo si ripresenta a casa di Victor Hugo con questo piccolo tavolino che viene messo sopra al tavolo grande e mettono le mani sopra. Victor Hugo, va detto, non ha mai partecipato alla catena, che si chiama così, è sempre rimasto fuori, inizialmente molto scettico e poi attento, però inizialmente proprio non ne voleva sapere. Anche la moglie non ne vuole sapere, invece partecipano alcuni, la signora stessa, il figlio, uno dei figli, Charles, che poi si rivelò medium nel tempo, e alcune altre persone sono lì, e dopo un po' che sono lì il tavolino comincia a battere. E a forza di colpi dice di essere Leopoldine, con tutte L, tanti colpi, colpi per la E, O. A questo punto l'attenzione di Victor Hugo, della moglie, di tutti, diventa veramente grande. E quindi emozionatissimi, per fortuna, dicono le cronache, i protocolli di questa seduta, il figlio Charles prende in mano la situazione, il fratello di lei prende in mano la situazione, e a lungo fa tante domande alla sorella, le chiede se sta bene, se è felice, come si trova, le chiede tante cose, se ricorda ancora i suoi cari, se vuole ancora loro bene, se è ancora in contatto con loro. E per tutta la sera questa ragazza, presunta tale, insomma, parla con loro dando prove convincentissime di identità, cioè loro si convincano che è veramente lei in ascolto. Alla fine della serata lei dice addio, addio basta, dopo aver risposto a tutte le domande possibili e immaginarie, dice addio e il tavolino non si muove più. Però da quella sera praticamente tutti i giorni la famiglia è lì, è pronta a fare queste sedute. La cosa straordinaria è che, benché desideratissima, Leopoldine non si presenterà mai più. Si presenteranno invece al suo posto una serie di entità, di personaggi importantissimi, tra cui anche, per esempio, il famoso scrittore André Chénier, che era morto ghigliottinato durante la Rivoluzione francese, Lord Byron, personaggi di questo tipo, e anche delle entità astratte che si fanno chiamare il trionfo della morte, l'illusione, la bellezza, cose di questo tipo. E quindi fanno tutta una serie di sedute dove in particolare prende la parola un'entità, parola, cioè a forza di battiti, un'entità che scrive, cioè manda messaggi nello stile aulico tipico, qualcuno se ha letto Miserabili o altri testi di Victor Hugo, nello stile aulico ricco, forte, intenso di Victor Hugo, il quale, ripeto, non ha mai partecipato, è sempre rimasto fuori, limitandosi qualche volta a fare qualche domanda. Le sedute avevano successo anche se lui non c'era, e a volte lui mancava, era assente, però succedeva lo stesso tutto quello che succedeva le altre volte, cioè contatto con tutte queste entità che mandavano una messaggistica straordinaria. Ecco, l'analogia tra lo stile di Victor Hugo e quello che questa entità, che si faceva chiamare simbolo, comunicava, ha fatto pensare che ci fosse, ha fatto pensare due cose. Primo, quella stessa cosa che diceva l'entità, dicendo cioè che lei aveva sempre, lei o lui, non si sa chi fosse, influenzato Victor Hugo, che lui anche prima di queste sedute aveva come guida questa entità che lo aiutava a scrivere i suoi libri, lo stile infatti era lo stesso. Oppure alla rovescia c'è chi pensa che fosse Victor Hugo che influenzava, sia pure inconsciamente, la ricezione di questi messaggi. Ora, in questa fenomenologia c'è sempre almeno la possibilità di due ipotesi, e quindi diciamo ai posteri l'ardua sentenza. Infatti bisognerebbe leggerne molte, sono state tutte pubblicate queste cose, quindi chi è interessato le può trovare. Posso dire questo, che
Vittor Hugo non ha mai cercato nessun contatto di questo tipo, per cui tutto fu una sorpresa. Non ha mai partecipato alle sedute, stava sempre fuori, limitandosi a volte a fare qualche domanda. E poi i messaggi arrivavano identici, con lo stesso stile, anche se lui era lontano e non partecipava, perché non sempre era presente. E poi tutto quello che arrivò non era voluto, perché l'unica cosa che desideravano era il contatto con Leopoldine, con la figlia morta tragicamente col marito mentre stava in barca, la barca si è rovesciata. E quindi diciamo che c'è anche la non intenzionalità di ricevere questo tipo di messaggio, però appunto non è facile dare un'opinione, c'è questa ipotesi, fatto sta però che con questo mezzo sono arrivati dei testi di una grandissima bellezza e di una grandissima elevazione, tutti testi che come sempre nelle sedute medianiche attestano e sostengono l'ipotesi della vita dopo la morte, questo è una costante. Con bellissimi messaggi. Ce n'è uno in particolare che è molto commovente. Ve ne leggo un pezzettino che racconta la morte di Andrea Chenier. Andrea Chenier era uno scrittore famoso. Noi abbiamo un'opera scritta che si chiama Andrea Chenier, un'opera lirica, però è un personaggio vero, non è un personaggio inventato. È stato uno scrittore che ostile alla rivoluzione, contrario alla rivoluzione, soprattutto agli eccessi della rivoluzione, perché all'inizio della rivoluzione francese molti di spirito liberale furono d'accordo sulle richieste del popolo che era molto pressato, molto oppresso in condizioni economiche e sociali veramente misere. E quindi all'inizio la rivoluzione francese ebbe le sue grandi motivazioni e molti parteciparono, anche del ceto nobile, eccetera, intellettuali, scrittori, eccetera, artisti, politici, eccetera. Poi gli eccessi della rivoluzione, il terrore, così allontanarono molti, come fu il caso di Andrea Chenier, che infatti finì, nel periodo del terrore con Robespierre, finì sulla ghigliottina e perse la vita. E allora in uno di questi messaggi Andrea Chenier si presenta e racconta come è stato. E adesso se lo trovo, vi leggo qualche cosa perché bisognerebbe essere un attore per leggerlo. Descrive gli ultimi momenti di chi finisce sulla ghigliottina. L'uomo sale sul patibolo, il boia lo lega alla bascula, la mezzaluna si richiude sul suo collo. L'anima dei ghigliottinati si invola attraverso una gogna. Allora l'uomo vive uno spaventoso momento, apre gli occhi e vede un paniere pieno di fango rossastro. È il fondo della fogna dei patiboli e la sua testa gli dice: sto per andare lì. No, gli risponde l'anima, lo spettacolo muta. Invece del fango vede un oceano, invece del sangue vede la luce. Attraverso quella fogna è entrato in cielo. O gioia, o risveglio, o prodigioso bacio, o inginocchiarsi, o slancio. L'anima si invola e resta in ginocchio. Ella rimane bambina e diventa uccello. Ma sorpresa, essa si sente lentamente avviluppata da una forma diafana. Il cielo si fa specchio, si vede, è bella, ha 20 anni. Il corpo non nasconde più l'anima, lo riflette. L'anima non è più racchiusa nella materia, la bellezza non è più carne, l'anima ha preso da quel cadavere che viene trascinato al carnaio tutto ciò che ha di prezioso. Il suo sorriso, il suo sguardo, il suo raggio, il bacio di Camilla rimasto sulle lacrime della testa tagliata, il sospiro dimenticato, il canto di una sera autunnale, il profumo di una mattina d'aprile, la parola. T'amo. Che ha portato tutto nell'azzurro. Mi riconosco oppure non ho più i miei sensi. Sono vivo eppure non porto più il peso della vita. Nelle mie vene trasparenti scorre luce, ricevo l'infinito da tutti i miei pori. E così via. Ecco, descrive come quest'attimo orribile di chi sta per essere ghigliottinato e che vede in fondo la cesta con le tante teste mozzate prima della sua, si trasforma in un attimo, in un momento di elevazione, in un oceano di luce. Quindi sono messaggi di grandissimo conforto e di grandissimo. Tanti ne abbiamo di questi messaggi di conforto, di bellezza, di messaggi che attestano concordemente da qualunque parte arrivino, da qualunque medium siano trasmessi, attestano che dopo questa vita ce n'è un'altra. Ecco, questo è il discorso.
Un altro personaggio, adesso andiamo un po' velocemente perché ce ne sarebbe tante cose da dire, guardavi i tempi, siamo a metà tempo più o meno, un altro personaggio molto famoso e molto amato che ha avuto tanto interesse per i fenomeni paranormali, in particolare per lo spiritualismo, perché siamo anche con lui nell'epoca dello spiritualismo, è Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, io lo scoprì questo suo interesse tanti anni fa, andando a Londra alla Spiritualistic Association of Great Britain, cioè all'Associazione Spiritualista della Gran Bretagna, che ha sede in una delle più belle piazze di Londra, Belgrave Square, in una bellissima sede, e lì è un centro dove, sapete che l'Inghilterra è il paese dove questa fenomenologia è stata sempre meglio trattata, ci sono corsi per i medium perché imparino a focalizzare, a mettere a fuoco le loro doti, ad esprimerle nel modo migliore. Ci sono corsi per i guaritori, quindi è un paese che ha sempre accettato questa fenomenologia. La prima società per la ricerca psichica è stata fondata a Londra nel 1882, la prima in assoluto. Dopo 2 o 3 anni si creò negli Stati Uniti un'altra con sorella, American Society for Psychical Research, invece quella inglese è Society for Psychical Research. Accanto alla Società per la Ricerca Psichica ci sono parecchie altre associazioni, una di queste è quella di cui vi parlo, dove in pratica, una cosa che da noi in Italia non esiste, ci sono queste associazioni molto serie, dove ci sono attività di soprattutto guaritori e medium a disposizione delle persone. E quindi uno può andare, nel programma c'è scritto giovedì alle ore 7 del pomeriggio, tale medium darà una dimostrazione, oppure il guaritore darà una dimostrazione, insegnerà a sintonizzarsi, eccetera, eccetera, e poi fanno anche incontri privati. Sir Arthur Conan Doyle fu uno dei maggiori interessati a questo, fu anche uno dei più coinvolti in questa particolare associazione di Belgrave Square che vi dicevo prima, tant'è vero che lì ancora viene conservato religiosamente un seggiolone, una poltrona, un seggiolo molto ampio dove lui quando andava e partecipava seduto, stava seduto, e c'è un suo ritratto a grandezza naturale alla parete, perché Sir Arthur Conan Doyle è stato la gloria di questa associazione, il fatto che lui abbia sempre partecipato, e ancora porta avanti questa associazione questo tipo di attività dove si può andare tranquillamente, si compra un biglietto che non costa più di un biglietto del cinema. Si va lì e si partecipa a questi incontri collettivi di medianità o di guarigione, partecipando attivamente alle cose. E poi se si vuole, come dicevo prima, si possono anche chiedere incontri privati sia con i guaritori che con i medium. Tutto nella maggiore tranquillità possibile, senza niente di nascosto, una cosa normale, come uno andrebbe a teatro, ma anche lì in Inghilterra questo avviene. Sir Arthur Conan Doyle era nato alla metà dell'Ottocento, diventato medico, studiato medicina e poi viaggiò molto perché desiderava conoscere il mondo, quindi stette diverso tempo su una baleniera come medico di bordo. Quindi viaggiò e si fece anche una certa esperienza di viaggi, di persone, eccetera. E poi si fermò sempre in Inghilterra, aprì un ambulatorio e si mise a fare il medico. Però all'inizio non aveva molti clienti, per cui aveva molto tempo libero. E nel tempo libero lui scriveva. Scriveva perché aveva questa passione di scrivere, scriveva già dei gialli, perché la sua caratteristica era quella. Solo che il primo che pubblicò, si chiama Uno studio in rosso, Study on Scarlet, che fu dell'87, lui aveva neanche 30 anni, insomma era giovane, ebbe un successo tale e fu poi seguito subito a tamburo battente da altri scritti che avevano successo enorme, per cui lui dovette smise di fare il medico, che forse non gli piaceva neanche moltissimo, e si dedicò completamente alla scrittura e divenne lo scrittore più famoso e più pagato di Inghilterra. Tutti i romanzi sono ancora completamente sono veramente apprezzatissimi anche adesso. Lui faceva dei anche se era anche giornalista, mi fece dei servizi giornalistici molto importanti durante la prima guerra mondiale, che gli va talmente ben fatti che gli valsero il titolo di baronetto, quindi Sir Arthur Conan Doyle. E lui ha avuto quindi questa vita molto intensa dal punto di vista professionale, però
non tutti sanno che l'ha avuta molto intensa anche dal punto di vista esoterico, nel senso che nella sua grande produzione di scrittore c'è per esempio un libro che si chiama La storia dello spiritualismo, che non tutti conoscono, dove lui ha trattato la storia appunto di questa fenomenologia dagli inizi fino all'epoca sua. E quindi lui fu socio della Società per la Ricerca Psichica, come vi dicevo, fondata a Londra nell'82, e naturalmente ebbe molto interesse per la medianità, però non cominciò con l'interesse per la medianità, cominciò con l'interesse per la telepatia. La telepatia è un fenomeno diffuso, quindi interessa molti, ed è stato uno dei primi studiati con metodo. E lui cominciò a fare esperimenti di telepatia con un suo collega, che era anche lui uno scienziato, era un architetto della sua città, e quindi lui, lo scienziato stava davanti, no? E lui si sedeva dietro, in modo che non essere visto, e faceva un disegno, un diagramma, un disegno abbastanza tecnico, e cercava di trasmetterglielo mentalmente, e l'architetto lo riproduceva. Quindi si vede che erano una buona coppia telepatica, così si dice, coppia telepatica, uno che trasmette e uno che riceve, ci vogliono due persone che siano in sintonia. Questo fra l'altro apre una parentesi, questi esperimenti di telepatia li può fare chiunque, basta avere una persona che abbia lo stesso tipo di intendimento e si prova a trasmettersi o delle immagini o delle parole, e poi si valuta se, su quanti centri si sono fatti, statisticamente anche si può valutare. Quindi attraverso questi esperimenti con l'amico architetto, Conan Doyle si rese conto che esisteva la possibilità di comunicare senza l'aiuto dei sensi, quindi questo rimase convinto. Però poi il suo grande interesse andò alla medianità, anche perché aveva perso un figlio in guerra, e quindi cercò in tutti i modi di risentirlo, e non solo per sé, ma anche per tutti quelli che avevano perso dei figli in guerra. Ce n'erano tantissimi, pensate alla Prima Guerra Mondiale, quante sofferenze, quanti genitori che avevano perso figli. E quindi, scusate, lo devo tenere acceso per eventuali comunicazioni del boss, però suonano anche per altri, e quindi dopo richiamerò. E quindi lui cercò di fare quest'opera di comunicazione, per la possibilità della vita dopo la morte, di è possibile avere contatti con chi non c'è più, proprio come un'opera missionaria. E a questa si dedicò moltissimo, fornendo anche della fama che lui aveva. Lui aveva una grandissima fama di scrittore, quindi quando lui raccontava queste cose, raccontava degli esempi, portava degli esempi, era creduto certamente, aveva molto ascolto, certamente più di uno sconosciuto. E ci furono poi degli episodi straordinari, per esempio ricorderete tutti il naufragio del Titanic, questo bastimento che nel viaggio inaugurale dall'Inghilterra, da Southampton all'America, urtò contro un iceberg e andò a fondo. Era considerato inaffondabile, per cui non aveva un numero sufficiente di scialuppe di salvataggio, e morirono 1600 persone in questo naufragio. Morì in questo naufragio anche uno scrittore molto amico di Conan Doyle che si chiamava William Stead. E la cosa straordinaria è che la figlia di Stead, Estelle Stead, che faceva scrittura automatica, prima che si sapesse del naufragio ricevette un messaggio dal padre che le annunciava la sua morte e parlava di questo naufragio. All'epoca non c'erano naturalmente i telefonini, le comunicazioni erano molto lente, e quindi questo messaggio arrivato prima da questo signore, giornalista anche lui, che era morto attraverso la figlia, fece a Conan Doyle un effetto, siamo nel 1912, un effetto straordinario. Quindi lui fu totalmente coinvolto di questo, lo scoppio della guerra mondiale nel 14 fece il resto, vi dicevo prima che lui ha perso un figlio, e quindi tanti altri ragazzi sono morti, la gente chiedeva dove sono andati a finire i nostri ragazzi, è possibile che siano spariti per sempre, e lui si dedicò a questo compito. Divenne conferenziere in tutto il mondo, approfittando appunto della sua fama, un'infinità di conferenze per sostenere appunto la realtà della vita dopo la morte, adducendo le prove che lui aveva avuto di tutto questo. E fra l'altro quando lui morì,
molte medium ricevettero messaggi da parte sua e ce ne furono alcuni talmente convincenti che indussero il famoso psicologo Harry Price, tra l'altro molto critico Harry Price nei confronti di queste cose, a scrivere un articolo che si chiamava Il ritorno di Conan Doyle, perché erano state talmente precise le prove che lui aveva dato di vicende che non tutti conoscevano, non potevano conoscere, soltanto lui le poteva sapere, magari la sua famiglia, e quindi anche dopo morto ha voluto dare una prova di questo genere. Quindi un altro personaggio famosissimo che si è occupato di queste cose. Venendo a tempi e a personaggi vicini a noi, saprete certamente l'interesse straordinario che ha avuto Gabriele D'Annunzio per queste cose. Poi ci sarebbe da scrivere un libro. Se qualcuno è stato al Vittoriale, si sarà reso conto di quanti amuleti, di quanti libri che dedicati a queste cose ci sono lì al Vittoriale, pieno di tutte queste vicende. Lui era anche superstiziosissimo, fra l'altro, e quindi era molto attento a tutti questi aspetti. Lui aveva anche una visione magica. In casa aveva due medium praticamente, una signora che è vissuta con lui per 30 anni come amica, lui sapeva qual era il suo rapporto con le donne, amica, amante, segretaria, ha finito per fare per lui di tutto. E anche l'architetto del Vittoriale era un medium e lui si serviva anche di questo per fare le sue sedute medianiche. Gli amuleti, gli scongiuri che si trovano al Vittoriale sono un'infinità. Sapete che lui è stato a lungo amante della Leonora Duse e dopo che lei morì ci furono contatti con lei. Ma veramente delle cose straordinarie anche da parte di Gabriele D'Annunzio, che è stato un uomo bizzarro da tanti punti di vista, ma intelligente e affascinante, credo, come pochi. Lui ha avuto un interesse veramente infinito per tutta la vita, fin da ragazzino. Fin da ragazzino lui era abruzzese, non lo sapevo, ed è stato segnato fin da ragazzino da un rito magico che gli era stato fatto dal nonno. Quando lui fu battezzato, usava allora, e allora usavano le fasce, no, per i bambini, allora usava che al battesimo, di nascosto dal prete perché non lo doveva sapere, perché erano cose magiche che non davano, collidevano un po' col battesimo, col rito del battesimo, il nonno gli mise una quantità di monete d'argento dentro le fasce ad attestare come auspicio del denaro, che della fortuna economica che questo bambino si sperava avrebbe avuto nella vita. Quindi lui queste cose le ha sapute, quindi questo rito magico. In realtà D'Annunzio per tutta la vita ha combattuto con i soldi, è fuggito dall'Italia a causa dei debiti, perché era un uomo elegantissimo, però non pagava il sarto. Veramente è stato un personaggio molto particolare. Il Vittoriale in pratica ha avuto tanti soldi da Mussolini per farlo, per crearlo. Mussolini per farlo stare zitto, per farlo stare tranquillo, veramente l'ha sempre molto coadiuvato in questo, in modo che fosse occupato nel Vittoriale. E, cioè, è stato un uomo che all'oltre ha creduto moltissimo e dell'oltre si è molto occupato. Ci sono anche vari libri che parlano di tutte nei dettagli di tutto l'interesse che lui ha avuto per i fenomeni paranormali, per la magia, per lo sciamanesimo, per l'astrologia, per i tarocchi, per tutto questo, tante sedute medianiche anche ha fatto e ha partecipato. Di un altro che ha testato questo interesse. D'altra parte, io credo sinceramente che se un uomo, una persona, uomo o donna che sia, è aperto, è interessato a tutti gli aspetti della vita, non può non tener conto anche di questi aspetti qua, perché fanno parte della vita da sempre. E oggi vengono studiati anche con metodi scientifici, con cattedre di parapsicologia, abbiamo parlato di una che è stata creata a Edimburgo, in Scozia. E quindi negare tutto, non volersene occupare, mi sembra veramente una chiusura, perché per quanto sia sono tutte potenzialità della mente, dell'essere umano, sia i fenomeni di percezione extrasensoriale, cioè la telepatia, chiaroveggenza, precognizione fanno parte dell'uomo. Prima o poi tutti abbiamo fatto esperienza di uno di questi fenomeni. E quindi come tali, come appannaggio dell'uomo, è giusto che vengano studiati. In più c'è tutta la fenomenologia, cioè che vengano studiati, faccio un piccolo passo indietro, che fenomeni sono? Sono fenomeni che
attestano che noi possiamo comunicare al di là dei cinque sensi. La telepatia di cui abbiamo parlato a proposito di Thomas Mann e Arthur Koestler e anche di Sir Arthur Conan Doyle attesta che possiamo comunicare da mente a mente indipendentemente dalla distanza, possiamo essere lontanissimi. Sono famosi, tra l'altro, da questo punto di vista, gli esperimenti, a proposito di personaggi famosi, che Edgar Mitchell, l'astronauta, ha fatto dallo spazio, gli esperimenti di telepatia, ha fatto esperimenti concordati per l'orario, eccetera, con persone a terra. E lui faceva questi esperimenti quando la navicella si trovava nella faccia nascosta della Luna, quella dove non arriva nessun segnale radio, nella faccia nascosta della Luna. Quindi non c'era possibilità che si pensasse a una trasmissione come abitualmente noi possiamo immaginare. Quindi lui ha compiuto tutti questi esperimenti mettendosi d'accordo con persone a terra, a tale ora proveremo a mandare questo messaggio telepatico e i risultati sono stati buoni. Edgar Mitchell, fra l'altro, che è morto qualche anno fa, dopo questi esperimenti, dopo questi viaggi intorno alla Luna, questi viaggi spaziali, ha creato un istituto che si chiama Istituto di Scienze Noetiche. Noetiche è un termine che viene dal greco, significa conoscitive. Istituto che continua la sua opera anche dopo la morte di lui, perché ha avuto lasciti, eccetera, eccetera, e continua proprio a studiare queste potenzialità dell'uomo. Quindi nei tempi nostri Edgar Mitchell è stato uno di quelli che si è interessato moltissimo a questi fenomeni. Quindi diciamo, abbiamo nominato la telepatia, poi c'è la chiaroveggenza, che è la capacità di vedere cose lontane o nascoste, e c'è la precognizione, che ha il salto oltre il tempo, cioè la capacità di prevedere ciò che ancora non esiste, che si realizzerà soltanto in seguito. Quindi sono fondamentalmente questi tre fenomeni di percezione extrasensoriale, più la psicocinesi, che è il fenomeno fisico, che è responsabile di tutti gli effetti fisici che ci sono nel campo del paranormale. Quindi questi quattro fenomeni vengono studiati nelle cattedre e così via. E poi ecco, quindi queste sono potenzialità dell'uomo, senza implicazioni dell'oltre e così via. Poi c'è tutta la gamma di fenomeni, che è quella che spesso interessa moltissimo le persone, o al massimo le persone, e che riguarda appunto le prove per l'aldilà, le prove della vita dopo la vita, che indubbiamente è un argomento che non può non interessarci, perché ci riguarda tutti, prima o poi ci finiremo uno dopo l'altro. E quindi avere una qualche idea di quello che ci succederà dopo può essere certamente molto benefico anche per la tranquillità, per l'equilibrio e l'armonia della persona. E è vero che tutte le religioni, questo lo penso profondamente, che tutte le religioni ci assicurano che ci sarà un dopo, che ci sarà un oltre, che ci sarà una vita dopo, però non ci dicano come, ce lo lasciano immaginare. I fenomeni paranormali aggiungono qualche cosa, cioè sostengono questa ipotesi della vita, anche questa certezza da parte delle religioni di una vita dopo la vita, però ci danno anche qualche informazione di prima mano. E qui abbiamo i fenomeni medianici di cui abbiamo parlato, e poi in tempi più moderni, soprattutto le NDE, le famose NDE, Near Death Experience, le esperienze in punto di morte raccolte da tante persone che sono state in quella situazione, è stata rimandata indietro. E a proposito di celebrità e misteri, mi viene in mente ora, non avevo pensato, mi viene in mente adesso, un incontro anni fa, che facevo un programma negli anni 80, tanti anni fa, facevo un programma per la RAI sui fenomeni paranormali, e invitammo Christian Barnard, il famoso chirurgo, cardiochirurgo, che aveva effettuato il primo trapianto cardiaco. Io sapevo che lui aveva delle cose interessanti da dire, perché avevo letto questa sua vicenda in una rivista americana dove era stata pubblicata. Allora, questo prima del programma, e allora gli avevo scritto, indirizzando al suo ospedale dove lui allora lavorava, a Città del Capo, chiedendogli se mi poteva confermare questo racconto che avevo letto sulla rivista. E lui mi rispose, mi arrivò allora non c'erano, siamo anni 80, non c'erano le mail, eccetera, mi rispose una lettera che mi arrivò tranquillamente, che ancora ho, in cui mi ribadiva esattamente quello che aveva detto, questa esperienza che aveva avuto. E allora, quando feci il programma, mi venne in mente, dico, sarebbe bello invitare Christian Barnard a raccontare questa cosa. Lui nel frattempo aveva smesso di operare perché
come tutti sanno, aveva avuto l'artrite, l'artrosi alle dita, non era più in grado di reggere il bisturi con la sicurezza. Quindi lui come attività viaggiava, faceva conferenze, raccontava e quello che aveva fatto, dava stimoli, input, eccetera. Lo invitò alla Rai, lo invita, Rai ha tanti mezzi naturalmente, quindi non badò a spese, lo fece venire, lui arrivò con la indossatrice di turno, perché lui era un bellissimo uomo che aveva sempre vicino delle bellissime ragazze, aveva questa magnifica ragazza più giovane di 30 anni di lui, e fu molto piacevole e amabile e raccontò questa esperienza, anzi ne raccontò una in più dopo. Questa esperienza lui raccontò era questa, che lui, e l'ho anche scritta in uno dei miei libri, però ve la racconto così in quattro parole senza starla a leggere, che lui si trovava prima del trapianto, pre-trapianto questa vicenda, si trovava nel suo stesso ospedale come paziente, perché mi pare che avesse un'epatite virale, una roba di questo genere, e quindi non era neanche nel suo reparto di cardiologia, era in un altro reparto. A un certo punto, mentre lui ha letto da solo nella sua stanza, entra una donna anziana in camicia da notte con uno sciallino che gli si avvicina, lui non sa come è entrato, se l'è vista davanti, entra, gli si avvicina, lui non la conosceva, gli si avvicina, gli mette una mano nella zona del cuore, poi si allontana all'indietro e sparisce fuori dalla finestra, che non è, tutti non faticheranno a rendersene conto, non è un modo abituale di lasciare una stanza. Lui si capisce che si tratta di una visione, di qualche cosa di particolare, lo si attacca al campanello per chiamare l'infermiera, l'infermiera non arriva, torna a suonare, dopo un po' arriva un'infermiera trafelata, si scusa col signor dottore di aver fatto tardi, ma sono stati occupati fino a un minuto prima nella camera accanto perché stava morendo una signora anziana. E Barnard chiede com'era, e lui dice che aveva quella certa camicia da notte, uno sciallino, e lui la riconosce. Riconosce questa donna e interpreta la mano messa sul cuore come una sorta di incoraggiamento a fare quello che lui certamente da tempo pensava, perché non è che un trapianto cardiaco lo improvviso da un minuto all'altro, lui certamente ci pensava da anni, aveva fatto esperimenti con gli animali e così via. E quindi lui dopo trovò il coraggio di intraprendere questa cosa e lo fece. E l'altro episodio che raccontò nell'occasione, dimostrazione che lui era un po' sensitivo, perché non hai queste visioni se non hai la capacità di accoglierle, di materializzarsi in un certo senso. Un'altra cosa che lui ci raccontò è che in trasmissione, quando morì il padre, lui sognò la notte prima che il padre morisse, la notte stessa forse, che il padre, sognò suo padre che viveva in America, con un certo vestito, un completo bianco, giacca e pantaloni, che lo salutava, che lo veniva a salutare. E riceve poi una telefonata, un telegramma, non ricordo, che diceva che il papà era morto. Per cui lui parte in aereo e fa in tempo ad arrivare prima del funerale e trova il padre nella bara vestito con questo completo bianco che lui aveva visto esattamente come l'aveva sognato. Quindi lui dice: è venuto a salutarmi perché ero lontano, è venuto a salutarmi prima di morire. Lui era certamente un soggetto di grande sensibilità e molto attento a queste cose, quindi raccontò senza nessun tipo di timore, quindi anche lui personaggio celebre che si è cimentato con questa fenomenologia e ne ha parlato senza nessun tipo di timore. Lui non ha fatto esperimenti, però ha vissuto questi fenomeni spontanei molto interessanti, molto particolari, che hanno a che fare con l'oltre, certamente questi hanno a che fare con l'oltre. Un altro personaggio, adesso abbiamo ancora qualche minuto, che invito tutti ad approfondire da questo punto di vista, è Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung è un uomo del nostro tempo, è morto nel 61, ma insomma il suo pensiero di psichiatra, di medico dell'anima, ecco, chiamiamolo così, viene ancora scoperto adesso, perché lui ha detto tante cose, è stato molto in anticipo sui tempi, ed è stato per esempio una persona che non ha avuto timore di raccontare queste sue esperienze. Lui era certamente un sensitivo, perché fin da ragazzino ha vissuto in prima persona dei fenomeni paranormali. E quindi è stato un personaggio che ne ha parlato. Chi vuole avere notizia più precisa può leggere il suo libro di ricordi, si chiama Ricordi, Sogni e Riflessioni, che è stato dettato da lui, in parte scritto, in parte dettato, proprio un anno o due prima di morire. Lui morì a 86 anni,
poco tempo prima di morire, ha detto: ho questi ricordi, e c'è questi ricordi, c'è un capitolo che si chiama Visione, racconta tutto quello che gli è capitato prima, tante cose e racconta anche questo episodio, che è quello che cui volevo concludere oggi, che mi piace moltissimo, ed è una vicenda che a lui è capitata 17-18 anni prima di morire, andava verso i 70 anni, ed ebbe un infarto, e in seguito a questo infarto lui dice che mette ancora in ospedale, che lo curavano come potevano allora, perché siamo negli anni 40, direi, ecco, certamente non veniva curati come oggi. E lui ebbe delle visioni, e in particolare una molto forte, che lo vide come la sua coscienza separata dal corpo e volare nello spazio. Lui ebbe una NDE, un'esperienza in punto di morte straordinaria. Lui si allontana nello spazio e vede la Terra. Non erano ancora stati effettuati i voli degli astronauti, furono effettuati molti anni dopo di quello della sua esperienza. Lui descrive la Terra, descrisse la Terra come tutta luminosa nel nero dell'universo, così, immagine che noi abbiamo imparato a conoscere dopo le fotografie degli astronauti, ma qui siamo parecchi anni prima. Quindi lui vede questa Terra luminosissima, i mari, vede i mari azzurri, la sabbia del deserto, vede le luci della città, e le vede da lontano, da una distanza tale che poi chiese, ritornato alla vita, chiese a che distanza avrebbe dovuto essere in quella maniera. E gli dissero 1.500 km lontano. E comunque lui, più bello, meraviglioso, non si può immaginare. E nel volo lui atterra a un certo punto una specie di meteorite dove c'è una grotta, e lui vuole entrare in questa grotta perché anime delle persone simili a lui, quelle della vita, e sa che entrando lì riceverà la spiegazione del perché della sua vita, il perché della vita che ha vissuto, lo scopo della sua esistenza. E mentre sta per entrare si rallegra di incontrare queste persone vissute prima di lui, che gli avrebbero detto, gli avrebbero spiegato, vede arrivare dalla Terra un personaggio velocissimo che sta arrivando verso di lui, e quando arriva da lui si accorge che è il suo medico. Dice: era una persona semplice ma di grande. Dice che sulla Terra c'è una grande ribellione e non si vuole che lui se ne vada, che deve tornare indietro, che non è ancora arrivato il suo momento. Si ritrova nel corpo, si ritrova nel corpo con il rimpianto di queste immagini, però portandone l'insegnamento, il significato. E disse, vi volevo leggere, se trovo le frasi, nello spazio, al sicuro nel grembo dell'universo, in un vuoto smisurato, ma colmo di un intenso sentimento di possibile farsi un'idea della bellezza e dell'intensità dei sentimenti durante quelle visioni. Quindi un'esperienza meravigliosa, come poi dicono praticamente tutti quelli che hanno vissuto un NDE. Terrena gli era apparsa, cito, una sorta di prigione fatta per scopi di specie di potere ipnotico che costringeva a credere che essa fosse la realtà, nonostante che fosse conosciuta con evidenza la sua nullità. Di questa vita, che in realtà è una nullità. Disse anche che solo dopo aveva trovato il modo di scrivere le sue opere principali, perché le intuizioni derivate da quella esperienza gli avevano infuso, lui si è espresso così, il coraggio di intraprendere nuove formulazioni. E poi era avvenuta un'altra cosa importante: all'esistenza, comunque essa sia, senza pretese, qualunque potessero essere queste condizioni della vita come essa è, senza pretese. Grandissimo insegnamento. E tutti quelli che sono stati in punto di morte, sono ritornati indietro e hanno vissuto esperienze di questo tipo, le accettano con maggiore
facilità, con maggiore disponibilità ad accettarla, e vogliono anche viverla in maniera diversa. E Jung fece la stessa cosa: nei 18 anni che gli rimasero da vivere, scrisse le sue opere più significative, magari opere che lui già aveva in mente, ma che non aveva ancora usato. Sono molto innovative alcune delle sue opere, che non aveva ancora trovato modo di metterle per iscritto, non aveva trovato il coraggio di formularle. Facilissimo trasmetterle, soprattutto parecchi anni fa, perché lui si è morto nel 61, a lui ha scritto poi le sue opere più anni 40, anni 50. E scrisse anche, essendo un uomo di grande spiritualità, ci sono dei testi molto belli, di tipo non confessionale. Lui era protestante per nascita, per tradizione familiare, ma lui non era al di là, secondo me, era al di là delle confessioni, delle differenze religiose, però era un uomo profondamente spirituale. E in una lettera ecclesiastico, 10 anni prima di morire, disse a questo giovane: tante persone, anche per avere un conforto nella loro impostazione di fede. Questo giovane ecclesiastico, che aveva dei dubbi, gli scrisse appunto per essere rassicurato, e scrisse, ho ricavato qualche pensiero: scopro che tutti i miei pensieri ruotano intorno a Dio come i pianeti intorno al Sole, e come questi sono irresistibilmente attratti da Lui. Sentirei di commettere il più grave peccato se opponessi resistenza. Jung aveva avuto, come vi dicevo, tanti fenomeni, ha vissuto tanti fenomeni e anche apparizioni telepatici, veramente per tutta la vita li aveva vissuti questi fenomeni, per cui lui era arrivato a scrivere queste cose sulla base di convincimenti molto, molto profondi, di convincimenti vissuti, sentiti e veramente vissuti sulla propria pelle. Quindi a chi ha delle incertezze, io consiglio sempre di leggere qualche cosa di Carl Gustav Jung, soprattutto questi capitoli della sua autobiografia, che sono Ricordi, Sogni, Riflessioni, si chiama, e che sono veramente, che ti trasmettono tutta la conoscenza di un uomo, tutto, perché lui ha partecipato a sedute medianiche, lui è stato iscritto alla società, ha fatto conferenze, è stato in contatto con i maggiori parapsicologi del suo tempo, ci sono scambi di lettere importanti, ha veramente interpretato anche le cose che lui sperimentava di persona, insomma si è esposto in prima persona proprio a favore di questi fatti. Appunto, che la nostra concezione del mondo, cito un po' a memoria, ma è interessante, la nostra concezione del mondo assomiglia alla realtà, può essere reale soltanto se in essa trova posto anche l'improbabile, cioè l'insolito. Cioè l'insolito, l'improbabile, quello nel quale si fa un po' di cui abbiamo parlato questa sera e in altre occasioni, deve avere il suo posto riconosciuto nella nostra visione della vita, altrimenti tale visione non sarebbe completa. Saremmo orbi di qualche cosa, di aspetti importanti che ci offrono, fra l'altro, aperture verso dimensioni diverse e isolanti, perché in effetti questa fenomenologia fa capire che noi siamo più di quanto crediamo di essere, e abbiamo un possibile contatto con l'oltre, con l'altra dimensione. Quindi, bene, vi ringrazio per l'attenzione. Vedo che qua ci sono delle domande, mi dicono però sta guardando. Fai partecipare questa persona, stanno guardando, non ci sono particolarmente domande, si vede che è abbastanza chiaro quello che sto dicendo. Qua, vediamo. Penso che vada bene così, il nostro tempo sono no, le 10:30, il nostro tempo è scaduto. Vi ringrazio tutti quelli che sono stati ad ascoltarci, ci ritroveremo più avanti per altre puntate, quindi per ora vi auguro buonasera, ringrazio Focus che mi ha dato questo spazio, Enrico Ballantini, Anna Tamburini Torre, tutti i nostri amici, e alla prossima. Cari amici, buonanotte, arrivederci.